Ciao a tutti, questa è la seconda parte. Non so bene come definirla, la seconda parte del recapone, come dice potrei chiamare seconda parte del riassunto dell'ultimo mese e mezzo, barra 2 mesi in cui non ci siamo visti su questo canale. Potrei effettivamente definirla così, oppure potrei semplicemente dire che questo è il video della weakness delle settimane 33, 34 e 35. È passato tanto tempo dalla settimana numero 33, ma meno tempo dalla settimana numero 35 perché era soltanto la prima settimana di settembre, quindi mi sento meno in colpa perché ci stiamo avvicinando al periodo presente e quindi mi sto rimettendo in pari e la mia OCD è contenta. Quindi, come ho già più o meno annunciato nel video prima, questo qui è il secondo video che parlerà di 3 settimane e poi ci sarà un terzo video che parlerà di altre 3 settimane e poi sarò finalmente in pari con le weakness. Che dire, nella settimana 33 e 34 ero ancora in Sardegna. Durante la settimana 34 sono tornata a Milano e la settimana 35 è tutta milanese. Cosa è successo? Nel frattempo che ero in Sardegna, come ho più o meno accennato nel video precedente, l'internet non era mio amico perché evidentemente in quell'isola non arriva la stessa connessione che in Italia tutti possiedono. Evidentemente il mare oppure non so bene quale tipo di accordo con gli extraterrestri o le pecore. Non arriva un internet che mi potesse permettere di guardare in streaming, a meno che io non mettessi a caricare lo streaming per almeno 1 o 2 ore prima che io volessi vedere suddetta puntata o film. Quindi l'unica maniera che avevo era tentare di mettere a prendere da internet in maniera molto legale delle puntate e quindi nella prima settimana che sono arrivata lì io ho aperto il bellissimo programma che mi permette di avere le cose legalmente e ci ho ficcato dentro roba in modo che avessi materiale da guardare. Quindi dopo tutto quanto questo processo che tutti quanti voi conoscete, sono finalmente riuscita a guardare la quarta stagione di Orange is the New Black. Dopo quanti mesi che era uscita? Non lo so. Io non so bene come approcciarmi al parlare della quarta stagione di Orange is the New Black perché non voglio fare spoiler a nessuno, quindi penso che dovrò inventarmi un segnale. Ah, ecco, ok. Questa è una melanzana. Questa sarà la melanzana dello spoiler. Quindi quando io terrò in mano questa melanzana, magari da questo lato così si vede che è la melanzana. Sì, quando terrò in mano questa melanzana significherà che sto facendo uno spoiler. Ok? Ok. Quindi, spoiler. Io sinceramente sono rimasta molto stupita dal modo in cui è morta Posey. Prima di tutto perché io non mi stavo rendendo conto che stesse morendo. Ok, perché io pensavo che sarebbe morta per un colpo di pistola. Cioè pensavo che gli sarebbe partito un colpo e che quindi lei sarebbe morta perché le avrebbe sparato e non perché per asfissia. Quindi mi ha fatto molto strano, visto che io non stavo riuscendo a processare la cosa, che tutti quanti si fermassero e che... Non è Cindy? Coso, non mi ricordo come si chiama. La me del futuro metterà foto o robe, ok? Cioè, per me era strano che lei si buttasse subito a terra piangendo perché era morta. Potevate cercare di rianimarla? Cioè, soltanto a me viene in testa di provare a rianimare una persona? Cioè, era morta da poco. Vabbè. Quindi quello lì mi ha lasciato abbastanza perplessa. Io ho una teoria su come inizierà la prossima stagione e come andrà avanti. Secondo me Linda,
uscirà dal bagno con la pistola, perché sicuramente quella donna ha una pistola. Uscirà dal bagno con la pistola e sparerà a Daya, oppure farà qualcosa a Daya, oppure Daya farà qualcosa. Non ammazzare il tipo, perché sicuramente non ammazza il tipo Daya, non ce la fa. Se succede quello che io penso, ovvero che Linda uccide Daya, Caputo sarà un bagno di lacrime. Anche se non mi dispiacerebbe vedere Daya che ammazza Linda, perché quella lì è una psicopatica. È veramente una psicopatica. Che altro? Non lo so. Non so bene cos'altro dire. Cioè, secondo me succede quello, Caputo passa guai, oppure si diventa un eremita e se ne va via. A me spiace molto per Piscatella perché era un personaggio meraviglioso, però gli eventi l'hanno cambiato e non mi è piaciuto molto, però è abbastanza normale la reazione che ha avuto. Mi è piaciuto molto Red quando Piscatella l'aveva portata nella stanza e le ha detto quanto puoi farmi quello che vuoi, ma mi hanno fatto di peggio. E io, oh mio Dio, Red! Vabbè. E niente, finiti i miei pensieri su Orange is the New Black. Ok, non ho più la melanzana, quindi potete tornare. Poi ho finito Black Sails. Era il mio commento a Black Sails. E infatti ho obbligato il mio ragazzo a mettersi a guardarlo insieme a me in modo che io possa rivederlo tutto e riavere la stessa identica reazione, ma in modo che lui possa capire la mia reazione, perché cioè, letteralmente lui è tornato a casa e era un bagno di lacrime, un bagno di lacrime, una maschera di lacrime. Era una maschera di lacrime e lui non sapeva che cosa succedesse. Io, visto che volevo farglielo vedere, non potevo dirgli che cosa stesse succedendo, quindi è stata una scena molto brutta. Non posso ancora crederci io. Poi, altra cosa che è successa. Ah sì, ho iniziato e finito Grace and Frankie. L'ho adorato. L'ho adorato, è carinissimo, dolcissimo. E non vedo l'ora di avere un'altra stagione. Poi, in questo periodo, ah sì, ho visto un film. Non l'avevo scritto negli appunti, ma ho visto un film. Ho visto Ghostbusters. Diciamo che faceva un po' cagare. L'unica cosa bella è che tutta la sala del cinema era pressoché vuota. E quindi, a parte altre due persone, quindi se la siamo goduta molto. E poi ci siamo resi conto perché quelle due persone fossero così in alto, perché dietro c'erano le poltrone quelle in pelle, meravigliose, e noi siamo troppo stupidi e ci siamo seduti sui nostri posti. Quando sicuramente quelli lì, visto che la sala era vuota, si sono seduti nelle poltrone VIP senza che nessuno dicesse niente, no? E noi invece abbiamo fatto le persone rispettose. E non l'abbiamo fatto anche perché non le avevamo viste. Quindi, la prossima volta che ci sarà una sala vuota, io andrò a sedermi nelle poltrone VIP e mi guarderò i film in una poltrona di pelle reclinabile. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nel frattempo che ero in Sardegna, ho finito La collina delle fate di Diana Gabaldon e ne parlerò meglio nel video delle letture. Non sono molto, cioè non so bene dove voglio andare a parare adesso la serie, sono un po' così, infatti cioè, mi sono presa la pausa nel frattempo che c'erano gli esami e non ho iniziato un altro, cioè non ho iniziato quello dopo nella serie. Io e la mia migliore amica abbiamo deciso che come sarebbero finiti gli esami ci saremmo messi d'accordo e avremmo iniziato il libro dopo, che adesso non mi ricordo come si chiama, tipo Tamburi d'autunno. Una roba del genere, e lo inizieremo insieme e si spera che una delle due non lo finisca troppo prima dell'altra e debba soffrire per aspettare di commentare. Tornata a Milano, non sapevo bene che cosa iniziare a leggere e nel frattempo che ero giù dal Kindle avevo riniziato Educazione Siberiana, perché anni e anni fa l'avevo iniziato ma mai finito. Bene, posso dire che ho finito il primo libro di Educazione Siberiana, quindi
in questo libro che li ha tutti e tre della trilogia, sono arrivata qui. Ok, per intenderci nel quantitativo di roba. E il primo libro sono 356 pagine. Quindi mi rimangono gli altri due, che saranno sicuramente 300 e passa per entrambi, cioè l'uno e l'altro. Dopodiché, basta, con questo si conclude la settimana numero 35. Non ho guardato film, non è successo granché perché comunque non erano ancora iniziati gli esami. Nel prossimo video parliamo degli esami. Ne parliamo? Volete piangere insieme a me? Grazie. E niente, ci vediamo al prossimo video che sarà la weakness numero delle settimane numero 36, 37 e 38. E 38 è la settimana appena finita, quindi siamo in pari e sono super figa. Sono super figa. Niente, lasciamo stare la mia pazzia e il cappello rosso. È il cappello rosso che fa questo. Non è vero. Non è vero. Va bene, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video sperando di riuscire a filmarlo perché ormai è passato un po' di tempo e ho paura che tornino i coinquilini. Vi prego, fatemi finire. Bene, vi saluto e ciao, alla prossima. Ciao ciao!